Torniamo a parlare dell'epidemia di coronavirus, quasi 6 milioni i casi nel mondo, più di 365 mila i morti, in India sale il numero delle vittime. Carlotta Angeloni. Bambino piccolissimo nella stazione di Muzaffarpur in India cerca di svegliare la madre morta di stenti durante il viaggio verso casa. È il dramma dei lavoratori migranti. Dopo aver perso il lavoro nelle grandi città durante il coronavirus, cercano di tornare nei loro villaggi di origine. Mentre l'epidemia si diffonde, domani è prevista la fine del lockdown voluto dal presidente Modi per far ripartire l'economia. Ma sono 8.000 contagi in 24 ore in India, un nuovo record, 265 morti in un giorno. Mentre la pandemia sta raggiungendo il picco in tutta l'America Latina. Una standing ovation per Nazaria Lopez, 92 anni. La più anziana indigena ammalata di coronavirus appartiene alla tribù di Baniwa, in Amazzonia. Solo via fiume è possibile raggiungere con test presi di medici queste popolazioni. Ma peggiore la situazione in tutto il Brasile, il secondo paese al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti. I morti sono quasi 30.000, mentre in Messico, secondo dopo il Brasile per decessi, protestano per mancanza di dispositivi medici e infermieri. Un rosario con...